Desidero innanzitutto ringraziare il professor Annibale Marini, perché lui è stato il mio professore, non se lo ricorderà naturalmente, ma è stato il mio professore di diritto privato a Tor Vergata, e non ricordo che fosse così magnanimo con i suoi studenti al momento dell'esame. Non lo ricordo affatto. Quindi, non lo era. Non lo era, appunto, io non lo ricordo infatti, sì. Non era per niente magnanimo, bravissimo. Che dire, lezioni magistrali, chiarissime, limpide, sembrava che il diritto privato fosse facilissimo. Grazie. Ecco, poi invece, perché un grande conoscitore, poi all'esame non sempre riuscivamo a raccontargli le cose nel modo giusto. E oggi questa presentazione non avviene soltanto all'interno della LUISS, ma avviene grazie alla partecipazione di Radio Radicale, alle riprese di Radio Radicale, e appunto questa presentazione è anche come dire, nell'etere, anche online. E per questa ragione, allora, io piuttosto che fare una valutazione propria del libro, che pure mi sono fatto leggendolo e rileggendolo attentamente, vorrei leggere uno o due periodi della prefazione di Luciano Violante, proprio per consegnarla a coloro i quali ascolteranno poi queste registrazioni, e saranno moltissimi. E Luciano Violante scrive: la lettura del racconto dei 4 anni di lavoro di Nello Nappi a Palazzo dei Marescialli rivela la trasformazione del CSM, divenuto ormai organo prevalentemente corporativo di amministrazione della carriera dei magistrati ordinari. Una sorta di mega ufficio personale gestito dai rappresentanti del personale medesimo, costruito all'inizio attorno a un modello di carattere giudiziario, una sorta di corte della magistratura. Il CSM ha poi progressivamente assunto un modello di carattere parlamentare, tanto che spesso sui mezzi di comunicazione se ne parla come del parlamentino dei magistrati. Un corpo elettivo diviso in componenti, eletto da una platea ristretta di circa 10.000 magistrati, che si rinnova ogni 4 anni, è forza di cose dominato dall'ansia del consenso e dalla tutela dell'interesse dei singoli piuttosto che dell'interesse delle istituzioni. La magistratura ha due nature, quella di potere e quella di servizio. Dalle pagine di questo libro la dimensione di servizio per i cittadini appare nascosta in un cono d'ombra, mentre emerge con preoccupante nettezza una gestione dei problemi in prevalente chiave di potere autoreferente. Lo stato delle cose potrebbe rallegrare i nemici della indipendenza della magistratura, perché è evidente che una situazione di questo genere porta inevitabilmente a un processo di autoconsunzione dell'istituto. Ma chi, come Nello Nappi e come chi scrive, ritiene che la indipendenza della magistratura e il corretto funzionamento del CSM siano valori irrinunciabili, non può non pensare a un processo di riforma che riduca al massimo i processi di corporativizzazione e cancelli la fastidiosa impressione per la quale occorre difendere l'indipendenza dei singoli magistrati dal peso delle correnti organizzate. Ecco, così ho voluto consegnare anche a coloro i quali non hanno potuto partecipare a questo convegno anche, come dire, le parole della prefazione di Luciano Violante, questo interessantissimo libro di Nello Nappi. Ecco, questo libro, come diceva bene il presidente Lupo, è per lo più stato presentato nelle università e infatti è stato accolto con grandissimo favore proprio dalle università, e infatti fa parte di una collana di studi che si chiama Istituzioni, profili storici e politici, diretta dal professore Federico Lucarini dell'Università del Salento, e mi sembra il caso anche di ringraziarlo, perché lui, come con gli altri con gli altri componenti del comitato scientifico, hanno accolto immediatamente con grande favore, con immenso piacere, di pubblicare questo libro nella loro collana.